Siamo qui al Manituana con Andrea Delotto, collega e firma di Pressenza. Andrea, tu ti sei molto speso per Léonard Peltier qua in Italia. Innanzitutto, brevissimamente, chi è Léonard Peltier? Léonard Peltier è un nativo americano di 78 anni che faceva parte a fine anni 60 dell'American Indian Movement. Nei primi anni 70 cominciarono a massacrarli, insomma, a criminalizzarli, a colpirli, e finché nel 1975 lui fu protagonista fra i protagonisti di un famoso incidente a Oglala, cioè una giornata di sparatoria forte che vi fu in un campo di nativi americani, in cui probabilmente da una provocazione stessa di agenti delle FBI, alla fine rimasero morti due agenti dell'FBI e un nativo americano. Del nativo americano non interessava nulla a nessuno, come dei tanti che erano morti in quel periodo, ma per quei due agenti dell'FBI qualcuno doveva pagare. Furono accusati in tre, i primi due ebbero un processo giusto e furono liberati, assolti, in quanto non solo non avevano alcuna prova, ma dissero che nel caso fossero stati loro sarebbe stata legittima difesa. Quindi la storia di Léonard Peltier probabilmente sarebbe finita così, come per gli altri, ma invece l'FBI ottenne quello che voleva, un processo successivo, spostato in un'altra città, fece sì che Léonard Peltier fu accusato e gli venne data la colpa, e quindi da allora, dal 6 febbraio del 1976, cioè da quasi 47 anni, Léonard Peltier è in carcere. Lui si è sempre dichiarato innocente, vi sono state campagne che si sono stratificate negli anni, la sua liberazione sembrava spesso arrivare vicini, e questo è un altro momento, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi in cui negli Stati Uniti si sta svolgendo una camminata sacra di nativi che stanno percorrendo migliaia di chilometri a tappe, a gruppi che si susseguono, che terminerà il 14 novembre. Parallelamente, tre donne native sono venute in Europa. Hanno incontrato l'ONU a Ginevra, sono state in Francia, in Svizzera, ora sono in Italia, andranno in Germania e stanno, come dire, stiamo cercando di battere il ferro finché è caldo, perché questo è un momento in cui Biden, forse a metà mandato, potrebbe non aspettare la fine, perché Léonard Peltier non ce la fa più, e quindi, come dire, stiamo in qualche modo facendo tutto il possibile perché Léonard Peltier esca in libertà, che lo meriterebbe. Ecco, avete trovato una sponda importante qua in Piemonte, che è il movimento No TAV, che è un movimento, peraltro, finora che è stato prettamente territoriale. Addirittura è stato intitolato il presidio di San Didero, davanti al cantiere di San Didero, a Léonard Peltier. Che cosa puoi dire su questo punto? Allora, qualcosa come 17 o 18 anni fa venne fatto il primo documentario No TAV da Adonella Marena, e si intitolava No TAV Indiani di Valle, quasi che lei avesse previsto qualcosa che poteva succedere. Alcuni mesi fa andai in valle e raccontai la storia di Léonard Peltier, accolsero subito perché colsero l'analogia, il parallelismo formidabile che c'è fra queste vicende di 5 secoli, se vogliamo, di uomini e donne che hanno difeso la loro cultura, la loro terra, le loro acque, le loro montagne, un rapporto con la natura che era, come dire, qualcosa che dovremmo tornare a sulla quale dovremmo tornare a riflettere tutti quanti, e il parallelo con la Val di Susa fu immediato. Loro hanno questi 32 anni di criminalizzazione molto simile. Diciamo che gli anni che sta passando Léonard Peltier ai militanti No TAV li hanno spalmati in centinaia di persone che sono passate per il carcere, e quindi, come dire, c'è stata subito un'assonanza. Quando ricevetti un mese fa l'invito ad aiutarle ad organizzare questo percorso, loro stesse dagli Stati Uniti chiesero di poter passare dalla Val di Susa, quindi era arrivata la notizia che il presidio di San Didero era stato intitolato a Léonard Peltier. Questo io lo trovo formidabile perché fa incontrare due mondi così lontani, ma ci fa sentire sull'unico pianeta, e si sta davvero cominciando, io credo, a muovere qualcosa che fa sentire un nostro rapporto sulla madre terra, che è di tutti e di tutte, e che non possiamo, come dire, prescindere e maltrattare, continuare a maltrattarla come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie Andrea. Grazie a voi.